Che messaggio volete dare ai palermitani oggi e ai siciliani con questo gesto? In realtà, guarda, non l'abbiamo organizzato noi, siamo stati invitati da cittadini che hanno organizzato questa cosa, proprio il piacere di dire accompagniamo i nostri rappresentanti nell'istituzione. Qui siamo venuti qui, siamo contenti perché è un gesto, al di là che probabilmente simbolico per tutti gli altri, per le altre forze politiche, ci responsabilizza ancora di più a noi stessi, perché ci sentiamo motivati a portare avanti quelle battaglie che saranno battaglie, insomma, di buon senso, di civismo, insomma, che porteremo all'interno dell'arte. No, noi abbiamo dichiarato già ieri, noi votiamo Antonio Venturino, che è uno del Movimento 5 Stelle, come presidente dell'ARS. Se gli altri non so quali accordi hanno fatto, noi non abbiamo partecipato alle consultazioni, perché è un modo di fare la politica intesa in maniera vecchia. Noi vogliamo proprio svecchiare questa logica. È ovvia la cosa, perché la matematica ovviamente non è un'opinione. Siamo il primo movimento politico in Sicilia, siamo il gruppo parlamentare più numeroso, e allora la logica dice che la presidenza dell'ARS tocca a noi. Per cui, se gli altri poi faranno i giochi sotto banco, saranno i cittadini a dire guardate cosa hanno combinato. Quindi tutte le discussioni sono state soltanto discussioni tra i giornali, sui giornali. Quando è uscita la notizia che noi non eravamo presenti, poi mi è arrivato il messaggio di Lupo che mi diceva: ah, chiamami urgentemente, ti devo parlare. Cioè, quando hanno detto: ah, ma che, quelli non l'avete invitati, allora loro sono questi arrivati. E continuano a pensare che hanno a che fare con dei ragazzini, con persone che potranno chiudere comodamente nello sgabuzzino alle scope. Non hanno capito che questo modo di fare oltranzista, che non è assolutamente di chi non vuole collaborare, è deleterio, ma non è deleterio per noi, è deleterio per loro. E noi continueremo ad adottare la nostra logica di equidistanza da tutte le forze politiche e dalle idee soprattutto, perché le idee sono buone o cattive, se saranno in grado di proporre idee buone noi gliele voteremo, ma queste logiche spartitorie delle poltrone, io ti do una commissione in cambio di 3 barrette di cioccolatini Kinder, tu mi dai 3/4 di Maradona, io ti do 1/4 di Platini, queste cose se le tengono loro, a noi non ci interessa. Dove ha vissuto Zichichi? Forse non si è reso conto che ci sono stato un referendum. E ora stamattina mi ha detto: ma lui viveva a Ginevra. E allora vuol dire che evidentemente la TV italiana non arriva. No, è fuori tempo, non è fuori tempo la sua dichiarazione, è proprio fuori tempo lui, probabilmente è un attacco di senilità, non so cosa, non voglio offenderlo nella cosa, però dico è d'altri tempi, cioè parlare di centrali nucleari, c'è una popolazione intera che ha detto basta al nucleare, adesso dobbiamo cominciare a costruire un modello nuovo di piano energetico. Di presidente vorrebbe essere? Ah, il presidente chiaramente di tutti i siciliani, un presidente con delle idee nuove, un presidente che porti un pizzico di allegria all'interno di un ambiente molto grigio, ma soprattutto un presidente che metta in pratica tutte quelle promesse che sono state fatte in campagna elettorale, non soltanto da noi ma anche dagli altri, proprio per dare un senso a quello che i cittadini si aspettano dal Movimento 5 Stelle, da noi e da una politica più seria e più sana. Sarà duro con i suoi colleghi, li metterà al lavoro? Senz'altro, sono lì per questo, non si viene eletti per andare a godere delle bellezze del Palazzo dei Normanni, io credo si venga eletti per dare delle risposte serie, lavorare ed è quello che faremo.